una vittoria ed una sconfitta. Questo il bilancio del weekend di pallavolo per le formazioni ofantine. Ancora un travolgente successo per la Iposea Udas. I biancazzurri di Roberto Ferraro nella sesta di ritorno del campionato di Serie C regionale uomini espugnano il terreno del Volley Cassano con un nettissimo 3-0, con i parziali di 25-23, 25-19, 25-17. Sempre più in caduta libera la pallavolo cirignola. Le Fucsia, allenate da Michele Valentino nella settima di ritorno della Serie D regionale donne, sono state battute per 3-0 dal Bitonto, in un match da dimenticare totalmente. I parziali 25-6, 25-18, 25-16 a favore delle Bitontine la dicono lunga su una squadra ofantina che aveva cominciato bene la stagione e ora si ritrova nell'abisso più totale e a quanto pare per ora senza via d'uscita. Weekend di interessanti sfide per le formazioni di basket ofantine verso una finale di stagione con buoni auspici. Per la dodicesima giornata di ritorno della Serie C nazionale, domenica gran derby fra l'Allianz San Severo e la Castellano Udas. I biancazzurri di Matteo Totaro affrontano la formazione che più di ogni altro le ha dato del filo da torcere. Il successo dell'andata alla Pala di Leo chiuse una bella festa sportiva che senza dubbio si ripeterà. Per quanto riguarda le ultime sulla formazione di Nanni, dovrebbe recuperare dalla rottura del setto nasale, mentre Serazzi dovrebbe giocare a mezzo servizio. Formazione completa invece per l'Olimpica Basket nella nona di ritorno della Serie C regionale. 7 giorni fa la promozione in Serie C unica da onorare con le ultime 5 partite. La quintultima contro il Valentino Castellaneta, attualmente in posizione centrale di classifica con 24 punti e reduce dal KO ad opera della Webin Manfredonia per 94-63. Sfide di alta classifica per le formazioni dilettantistiche del calcio. Per la 8ª di ritorno della prima categoria l'Audace Cerignola affronta al Monterisi la formazione dei Reali Siti di Stornarella. I ragazzi di Massimo Gallo, reduci dal successo esterno di misura contro il Minervino per 1-0, continuano e vogliono cercare di mantenere la serie positiva. Di contro gli ospiti cercheranno a tutti i costi di mantenere l'attuale posizione, quel che consentirebbe loro di giocarsi i playoff col San Marco e giovedì 26 per i giallo-azzurri, tempo permettendo, dovrebbe essere recuperato il match contro il Pez per la semifinale di Coppa Puglia. Interessante sfide anche per la formazione della Sportmania Cerignola, al secondo posto in classifica nella seconda categoria. Nella 8ª di ritorno i ragazzi di Michele Schiavone sono attesi a Spinazzola e sperano in un mezzo passo falso del Sauri che ospita il Mattinata.